Qualche giorno prima dell'inizio delle 3 di Los Angeles, Sony Computer Entertainment e Insomniac Games presentano ufficialmente il nuovo capitolo di Ratchet & Clank in arrivo per PlayStation 4. Al titolo non è stato dato spazio nel corso di una conference già molto densa di annunci, ma qui, nella sala privata di Sony, abbiamo avuto l'occasione di giocarlo. Le meccaniche di gioco sono molto tradizionali, ci troviamo sempre di fronte ad un titolo che mescola dinamiche platform a ingenti sequenze shooter. Come sempre, il pilastro che sorregge tutta la produzione non è solo una grafica colorata e sgargiante ed un senso dell'ironia che percorre la storia raccontata da Ratchet & Clank, ma anche un po' le armi fuori di testa che compongono l'arsenale del dinamico duo. Nelle due sequenze presentate nel corso della demo abbiamo trovato vecchie conoscenze, ma anche qualche bocca da fuoco inedita, come una pistola che trasforma, diciamo, in ammassi di pixel i nemici, riportandoli un po' indietro nel tempo. Per quanto riguarda la componente narrativa non sappiamo ancora niente, e sappiamo ancora poco sul fronte della struttura dei livelli. Le sequenze che abbiamo provato ci proponevano una boss fight e, d'altro canto, un'altra sessione piuttosto lineare. Speriamo che invece nella versione finale di Ratchet & Clank torni un po' di backtracking, un po' delle aree segrete che hanno reso grandi i capitoli più riusciti di questa saga. A livello tecnico il risultato è abbastanza impressionante, c'è ancora un po' di aliasing e forse in qualche momento in cui lo schermo diventa troppo affollato anche qualche calo di frame rate, ma la qualità delle texture, delle animazioni, degli effetti speciali rende merito al salto generazionale. Complessivamente diciamo che la formula è molto conservativa, non aspettatevi un titolo che possa essere originale, che possa cambiare le carte in tavola e i connotati di base della saga che avete imparato a conoscere su PlayStation 3. Se volete però un po' di divertimento, insomma, abbastanza regolare, Ratchet & Clank potrebbe essere una proposta interessante per il nuovo anno. Ricordiamo anche che è in arrivo un film d'animazione, pensiamo che la data d'uscita possa allinearsi a quella della pellicola. Restate su Every Eye per ogni nuovo aggiornamento.